Ma cosa avete fatto? Che schifo! Chi è stato a fare questa roba? Toglietelo immediatamente. Chiara. Toglietelo Chiara. Immediatamente perché oggi Dunisiamo siamo. Dunisiani siamo in una nuova hardcore. Come? Sì, 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 ho iniziato di già. E io mi stavo anche sistemando la webcam. Ma non si può. Assolutamente si può perché. Chiara, cantaci una canzone perché lei adesso inizia a scrivere canzoni. Vai, canta la tua canzone. No, ti danno copyright. Fermi, ti danno copyright. Fai. Sì, è talmente brava che ti danno copyright. Allora, Angelo, visto che tu prima ti eri messo a scava legna. Chiarissima, okay. Tu prendi il cibo, tu sei una persona molto importante, proprio come Angelo. Se, queste sono le prime risorse che dobbiamo prendere in questo mondo molto pericoloso. Quindi, Chiara, sti ricordi, mi raccomando, prendi tutto quanto, prendi le cose e mi raccomando, parlate. Va bene, allora, io sono da prendere i maiali. No. Io so... Non parlatevi addosso però, grazie. Dici. Io sto prendendo i maiali. Ok, brava, prendi i maiali. Che cosa ti hanno fatto quei poveri maiali? Non ti vergogni, povero maiale. Ma dovevo uccidere le altre pecore, devi diventare vegana. No, scherzo. Io sono già vegana. No, tipo quel video della donna vegan. Esatto, devo fare il video della signora vegana. Assolutamente. Non abbiamo nulla contro i vegani. Tutto completo rispetto. Su TikTok. No, diventi milionario. Sì, su TikTok. Poi Angelo parla di cose strane che non si capiscono per gli altri. Sì, esatto. Allora, non si capisce? Come non si capisce. Però mi raccomando, adesso riuniamoci immediatamente perché dobbiamo essere molto cauti. Perché la notte. Cosa brutta. Cos'è successa, Chiara? Successa. Ho messo la mamma di un maiale. No. Mi spiace. Cosa? C'è un mini porcino. Oh adesso. No, che brutta cosa. Sì, un mini porcello. Che peccato. Vabbè, uccidi anche lui, casomai. No, no, non da carne. Non da carne. Almeno poi ripartiamo qui. Cioè allora, non stiamo andando bene. Prima di tutto, con il parlaggio. Perché io sto sentendo una serie di casini assurdi. Chiara, allora parliamo uno alla volta. Prima, Angelo, stai zitto quando parla Chiara. Chiara, parla tu e parla bene, velocemente e scandisci bene le parole. Vai. Allora, io parlo bene, ho detto facciamolo crescere quel maiale perché così quando torniamo qui almeno lo troviamo grande. Brava. Per portarlo per ucciderlo. Esatto, buona idea. Angelo, tocca a te, il tuo turno. Vai. Io che devo dire, scusa, sto prendendo legna. Che devo dire, scusa, ecco. Prendendo legna. Allora, prendi la legna e stai zitto finché non sei qua. Finché non siamo vicini. Allora. Oggi Dunisiani, vabbè, abbiamo iniziato questa nuova hardcore perché chiaramente le hardcore piacciono sempre, no? Sono divertenti. Sì, assolutamente. Poi intanto questa è una serie di Sarà accompagnamento. Sì, perché moriamo sempre. Questa è una serie di accompagnamento alla prossima serie che ci sarà e non vi diciamo ancora niente perché sarà bellissime nuove serie, tutte nuove. Infatti Angelo fa cose zozze con la lingua. Allora, però adesso ci va con quel microfono allora? Non si può dire, Chiara. Non si può dire queste cose. Allora, veloci, radunata immediatamente. Venite subito qua da me. È pericolosissimo. Il sole sta arrivando quasi a mezzogiorno. Quindi, Chiara, bravissima. Eccoti qua. Dennis, io ho due di lana. Quindi, in caso di rimanere notte, potresti dormire o qualcuno dorme. Sì, però ci serve un altro di lana. Ecco, tipo, se trovi altre pecore. Vino. Se troviamo. Stai fermo. Se troviamo altre pecore, dobbiamo prendere la lana. Poi, allora. Venite prima di tutto qua in questo villaggio perché siamo protetti. Ok? Perché dobbiamo essere protetti. Perché Dunisiani, noi nelle scorse hardcore siamo morti sempre. Cioè, sempre. Sì, il gattino. Ti potrebbe uccidere, Chiara. Ti potrebbe uccidere in una hardcore. Comunque stiamo attenti, perché qua se prendiamo un mezzo danno va, è finita, Ok, in teoria qui ci dovrebbe essere una chest, quindi vedi se la trovi. Esatto. Fai tutto. Una chest, bella idea. Ah, poi queste cose sono Chiara o Angelo. Spacca le balle come fai al solito, vai. Che tu sei bravo. C'è un pezzo di letto. C'è un letto. Ho trovato il letto. C'è un pezzo di letto. Ah, un altro letto. Che bello. Questo villaggio allora è pieno di novità. Cosa sono questi? Infatti, cosa, Angelo? Cos'era questo verso? Dimmi un po'. No, è un golem. È un golem grosso. C'è un golem grosso. Quindi la piramide pure. Guarda. Davvero? C'è la piramide. Allora, fermi un attimo. Fermi tutti. La piramide è molto bella, però prima di tutto dobbiamo stare cauti, perché se noi andiamo là e moriamo non è una buona idea. Quindi dobbiamo stare cauti. Allora, visto che siamo in questo villaggio,
Tieni qua, vieni qua. Buono, molto bravo, molto bravo. Poi dallo anche a Chiara. Dico il pane, dico il pane, Angelo, non pensare male. Mamma mia. Allora, anzi, datemi tutto quello che avete, ve lo distribuisco io, perché sennò qua facciamo un casino. Chiara, vieni qua immediatamente. Ma un attimo, vieni a prendere la paglia qui, il fieno. Ok, prendi il fieno e costruisci, vabbè, l'ho presa io. Metti, fai il cibo. Attimo, qualcuno può fare la crafting. C'è l'angelo, no. Vai, metti. Ok, vai. Poi fai il cibo, Chiara, e poi dammi tutto così ve lo distribuisco in eque parti 3. Perché ce lo dobbiamo dividere. Assolutamente, sì, è molto importante. Tu mi potete vedere, sono molto bello. Quanti letti tieni? Allora, io ne ho due, però sicuramente qua in questo... Se lo rifai un'altra volta... Oh, si è passato di fronte. Oh, creatura infernale degli angeli oscuri, dei demoni, delle legioni arcane. Tu! Non ho fatto niente, mi sei passata di fronte, però in quel momento... Non lo rifare mai più. Allora, dai, ma sì. Allora, dobbiamo prendere un altro pezzo di letto, ok? Allora, il pezzo di letto sarà il meme di questa vaniglia. Mi raccomando, i pezzi di letto. Che vaniglia hardcore, sai, se moriamo... Quello che è, insomma, stessa roba. No, in realtà se moriamo è finita. Ok, perfetto, ho recuperato un letto per tutti e tre. Adesso ve lo do, il letto. Sì. Allora, questo è il letto... Allora, Angelo, No, non siamo capiti, Angelo. Dove sei andato? Capito, ho preso un attimo quelle cose delle barbabietole. Ah, chi te l'ha detto di fare? Chi ti ha detto di fare questa cosa? Ok, scusa. Te l'ho detto io. Che deficiente. Ok, perfetto, non mi aspettavo che venivi da questa parte. Tieni qua. Pensavo tipo da sopra, mi sono spaventato. E tieni Chiara. Che schifo. Grazie. Di colore, mamma mia, verde pisello. No, io qua sto facendo un po' di... porca miseria, tunisiani. Allora, tieni Angelo. Okay. Poi tieni Chiara. Madonna, tieni Chiara. E poi io veramente, cioè, per dividere questo piano ci ho messo mezz'ora, due anni, questa cosa non è normale. Allora, poi anche, no, non ho detto solo il cibo comunque, anche il legno, così ce lo distribuiamo equamente. Okay. E ma poi perché? Dopo... Ma legno dillo tu, no? Così fai tu le cose. Allora ve ne do poco. Capo. Non ho capito, ma tu hai preso solo 17 di legno, Angelo? Sì. Va bene, hai fatto un pochino schifo, no, scherzo, è sempre meglio di niente. Questo, yeah. Ah, ti ho dato pure quello di Betulla. Dietro di te. Ma dov'è? Ma scusate, ma che cosa? Ah, vabbè, ok, grazie. Allora, molto bene. Vabbè, io direi che un pochino tipo 12 è... No, quello che è, insomma, la matematica 12. Non lo so fare. A testa. Poi il resto, come ha detto 11. Chiara, lo tengo io, no? Ah, adesso okay. Sapete cosa faccio? Metti subito giù la crafting table e a Chiara incaricherò immediatamente di fare una spada. Fai tutto okay. Col legno. Allora, facci... Gli attrezzi, diciamo, il piccone, la spada e altre cose brutte che non si possono dire. Ok, ma in legno o in... No, in pietra, con questa pietra qua, pietra, vai. Pietra. Usa le tue doti magiche. Falle solo per lui perché... Ok, quindi tu... Perfetto, Angelo sei già attrezzato. Angelo, Chiara, tu sei al protetto qua, non è che muori. Perché io ed Angelo andiamo in avanti scoperta, non da questa parte, ma da questa parte, andiamo a vedere. Ok, vai. Hai già fatto, ma sei bravissima. Allora forse non hai nemmeno bisogno. Però anche lascia. Anche lascia. No, perché ho buttato. Okay. Io però per me lascia non me la posso fare perché non ho abbastanza pietra, quindi tieni. Ho capito, vabbè. Non è così che non ti puoi fare, scusami. L'ho fatta per te. Grazie, molto gentile. Allora userò io quest'ascia affinché le cose si possano risolvere. Angelo, chi ti ha detto di fare questa cosa? Aiuto. Chi ti ha detto? È stupido. Chi ti ha detto? Tieni, è notte. Vedi? Allora, venite in avanti scoperta. Qua dobbiamo assolutamente sopravvivere. Ve lo ricordo, ragazzi. Mi raccomando, non possiamo morire. È la fine di tutto. Okay. E io poi mi arrabbio con voi. Allora, no. Possiamo dormire direttamente qua se ci mettiamo tipo i letti. Tanto abbiamo i letti portatili, sentite. Anche se arriva la notte in tre secondi meno tre. Dormiamo. Quindi chi ti ha detto di mettere il letto? Te l'ha detto qualcuno? Allora state parlando fra di voi o No. Se parlate fra di voi io vi ammazzo. Vi denuncio. Ok? Ha detto che il letto più bello. Non mi interessa. Dovete parlare con me. Allora Chiara, se io ti sento ancora una volta contestare quello che dica, ma hai detto che vattene immediatamente. Dammi il letto. Se ti dico una cosa, mi raccomando. Ok, perfetto, tunisiani, abbiamo dormito. Ci siamo riposati. È stata una bella nottata. Poi Angelo e Chiara stavano facendo cose brutte.
Io mi sono completamente traumatizzato. Non è vero. Sì, invece, lo sanno tutti. Adesso, ragazzi, andiamo all'avventura. Chiara, stai copulando pure con quel villager oltre che con Angelo? No, allora, avevo un problema di audio. L'ho risolto subito. Brava, hai fatto bene che hai risolto il problema di audio. Allora, andiamo alla piramide. Sì, esatto, andiamo alla piramide. Dobbiamo stare attenti, però non prendete danno cadendo di qua. State attenti. No, c'ho le scalette. Angelo, si è rotto. Mi sa di sì. Sto facendo tre tacche. No, si sente che fai tre tacche, caro. Si sente benissimo, si sente assolutamente, fidati. Vabbè, per ora ancora è sopportabile però, Angelo. È sopportabile, perché dovete sapere che... Sì, ma Angelo ha la connessione, non so, del 1437, quando praticamente... giravano praticamente con la manopola, no, Chiara? Hai presente quel fiume? Sì, c'erano i grigeti. Metteci la ruota e quelli giravano. Allora, questa cosa è troppo simile ad una cosa che dice uno youtuber. Io non dico nient'altro. Chi vuole capire, capisca. Ragionateci sopra, questo è Zaya. E mi raccomando, non dite delle corbellerie. Forza, venite. Angelo comunque sta completamente laggando. Ah, dunisiani. Praticamente la ruota gira, no? Però non funziona, non funziona. Non funziona la ruota, non funziona più. Probabilmente gli si è rotto qualche... Tipo l'acqua, è finita l'acqua, no? È morto il criceto, tipo. Non gira più. Chiara, non continuare a dire questa cosa, che è molto simile ad un altro youtuber che tu conosci e che noi seguiamo, purtroppo, ahimè. Ma c'entra che è diversa la cosa che... No, è molto simile, fidati. Comunque è crashato. Vabbè, siamo rimasti noi due e lasciamolo indietro, andiamo. Vabbè, Angelo sarà fuori da questa... questo video. No, oddio, sono venuto. Stavo per dirlo io, però mi sono corretto. Poi però sei arrivata tu, no? Che hai detto tutto, hai rovinato tutto. Non ho detto. Non hai detto, vabbè, ok. Non ho detto. No. Angelo, silenzio. Ah, Chiara, mandalo fuori dalla stanza immediatamente. Angelo, via. Mutati, via. No, proprio mandalo fuori perché... Ok, bravo. Okay. Vabbè, si sentiva una signora che parlava, ma voi fate finta di niente, Domenzani. Adesso... Ma come si sentiva una signora che parlava? Sì, quella che dice... User was move out of your channel. Che fa così, no? Hai presente? Adesso però, Dunisiani, andiamo a vedere quello che c'è qua sotto. È una cosa importantissima. Dove? È joined, peraltro. Vediamo se riesce ad entrare, ma secondo me no, perché... Attento che ci sono le trappole. Esatto, però tranquilla che l'ho tolta. Allora... Okay. Qua sotto, brava Chiara, vieni con il tuo fare da scavacchina. Allora, qua dentro c'è uno Frost Walker e uno Sweeping Edge, libri, molto buoni. Angelo continua ad entrare e crashare, ma vabbè, fa niente tanto, cioè, ormai l'acqua ha finito, no, praticamente. Sì. Poi, qua ci sono altre cavolate, vabbè, Chiara, prendile tu le cavolate che calcio hanno. Come le devo prendere? Se io prendo un... Madonna mia, prendile tu quello che trovi, le cavolate, che dici che sono inutili, altrimenti... vabbè, però parla, mannaggia, a te, se no... Allora, io sto parlando, solo che... Non stai facendo... No, è che è successa una cosa nel mentre, cioè... Cos'è successo? Sentiamo. Qualcuno vuole staccarmi la connessione. Chi è questo qualcuno? Oh, ho capito tutto. Praticamente dovete sapere che lei, quando alza la voce, le viene staccata la connessione automaticamente, Dunisiani. È una cosa molto brutta che capita a volte nel antico Far West. Per favore, non dire sempre le stesse cose che dice quell'altro youtuber. Ma cosa, e quindi... No, però non è possibile, non si può più dire niente oggi su YouTube Italia, dai, perché sennò è copiare. E che pappele. Scusa, Antico Egitto, che cosa c'entra? No, Antico Egitto, faraoni, Cleopatra, automaticamente copiare. Cleopatra? Cleopatra è antipatica, e sei tu Cleopatra. Non sei Cleopatra. Vabbè, Dunisiani... Io sono antipatica. Ah, però noi abbiamo preso le bombette. Angelo, sei morto, sei vivo. Non parlare se non sei vivo, perché non ti vogliamo sentire. Angelo, per favore, stiamo registrando, stai zitto. Se non parli, stai zitto. Oppure, se pensi di poter parlare, se i dei ti hanno dato questa possibilità, parla, vai, prova, fai una prova. Sentiamo. Parla però, Angelo, caspita, ma perché io ho amici come questi? Sono culetti. Cosa sta dicendo? No, sono tutte corbelle. Non devi entrare, devi restare fuori. Sei completamente fuori dai nostri amici, cioè tu lo sai, vero, ormai c'è, cioè, proprio fuori. Perché questa cosa... In un mio video poi, no, perché allora, stiamo registrando. Porca... No, niente, Angelo, non hai capito niente. O stai zitto, perché non ti vedo sveglio. Quindi silenzio, ok? Silenzio. Silenzio, se dico silenzio non devi fare nemmeno...
come un fono, ok? Come un fono sul microfono. Io non faccio come un fono, ok? O parli bene o stai zitto, decidi. Ok, vai. Se okay, vuoi parlare. Ok, sta zitto, perfetto, perfetto, molto bene. Siamo contenti. Allora, quindi Dunisiani, siamo arrivati alla fine del video senza Angelo, perché Angelo ha avuto una maledizione degli dei antichi. No. Va bene, con Angelo per metà però, degli dei antichi dell'antichità. Siete? Mi spiace. Se muori adesso è colpa tua. Chiara sta parlando a bassa voce come al solito. No, allora, senti, io segreto di più. Vabbè, non mi interessa. Vabbè, giustamente, ok, perché chiaramente se non le staccano il wifi. Quindi, Dunisiani, siamo arrivati alla fine di questo truculento video. Io direi che siete in punizione. Scrivete una punizione nei commenti per come? Loro. Aia, ma sei... Se sei io te lo devo dire. Tu siamo in un arco, Angelo. Ultima volta che ti ripeto. Poi veramente ho piazzato un cactus. Ti ammazzo io e ti tolgo de- No, no, se te, ti, ho detto, ti ho detto di piazzare un cactus e di perdere vita. No. Sono entrato in stile Bedwars, mi dispiace. Sei co- mi fa dire cose. Mi fa dire cose. Basta, finiamo sto cazzo di video. Perché non è possibile. Voi mi fate sempre incazzare in una maniera assurda, comunque, veramente. E quindi noi donisiani che ci vuoi bene, Dunisiani. Madonna, lo banno dappertutto, Dunisiani. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao. Oh.